Anni di richieste, ma nessuna risposta. Franco Nesti, residente lungo la strada comunale di mezzo a Tombaccia di Fano, ha inviato tante mail agli uffici del comune e chiamato decine di volte. Ha scritto all'allora assessore Marco Paolini, poi a Cristian Fanesi ed infine ha contattato la segreteria di Fabiola Tonelli, invano. L'oggetto è sempre stato lo stesso, inserire questa via nel piano di asfaltature. Non l'hanno più riparata, prima ogni anno venivano a tappare un poco di buche, a mettere le toppe, con scarsi effetti. Da un anno e mezzo hanno smesso di venire e l'hanno lasciata andare in malora. È piena di buche profonde, ci spiega, mostrando lo stato di degrado della strada. Qui ci abitano tante famiglie, ha proseguito, ma la via è utilizzata in estate anche da chi si reca in spiaggia a Fano Sud e a Marotta. Automobilisti che evitano di passare sulla statale Adriatica. Decine e decine di macchine, biciclette, soprattutto biciclette, che non ci possono più andare. Quest'estate erano arrabbiatissimi perché non potevano andare, troppe le buche anche per le biciclette. A parte il fatto che non si capisce perché l'assessore o il sindaco permettano di bloccare questa strada, ovvero questa strada, ecco, e li fanno passare sulla strada principale. Basta mettere un piccolo cartello di vieto di transito a camion e obbligarli a passare. Quelli che vanno nella cava, dice. Ma continuamente, perché la devono riempire. Ci sono decine e decine di camion carichi di terra, stracarichi, che continuano a portare terra per il riempimento della cava. L'estrazione è terminata, ma il riempimento chissà quanto ancora ci vuole. Ecco. E non passano dalla loro strada apposita. E in attesa di risposte dal comune, oggi il signor Franco ha deciso di far vedere a tutti, tramite Fano TV, lo stato della via. Chissà che qualcuno batta un colpo. È anche pericoloso, provi ad andarci, lo vede se è pericoloso. Ci vado in bicicletta o anche in auto. È pericolosissimo.